Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, nella sua sede in via San Luigi Orione, la conferenza di presentazione del bilancio 2020 dell'azienda TUA. Presenti, oltre al direttore generale Maximilian Di Pasquale, al presidente Gianfranco Giuliante e ai membri del consiglio di amministrazione, anche il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Un incontro con la stampa in cui mostrare il positivo resoconto annuale, ma anche per presentare le tante novità in termini di rinnovamento e innovazione che il trasporto unico abruzzese propone di attuare. L'azienda chiude il proprio bilancio in attivo con un valore della produzione di oltre 104 milioni di euro, un successo che si ripete per il secondo anno consecutivo, malgrado un 2020 segnato dalla pandemia da Covid-19. Un risultato lusinghiero incoraggiante se si tiene anche conto del crollo dei ricavi legati alla vendita di biglietti e di abbonamenti per effetto della riduzione dei passeggeri, unito al calo di tutti quei ricavi legati ai servizi offerti. Un successo ottenuto grazie a un oculato piano di risparmi studiato a tavolino che ha riguardato tutte le voci di costo. L'azienda di Converso è stata pronta a ridurre le spese per un importo quasi equivalente e con l'aiuto per via residuale degli indennizi stanziati dal governo e quindi dalla regione Abruzzo, siamo riusciti, nonostante il peggior anno dal punto di vista di viaggiatori, a chiudere il bilancio con un leggero utile. Tra i vari numeri di bilancio alcuni risultano particolarmente importanti, come la realizzazione di circa 25 milioni di chilometri, di cui 24 su gomma e quasi 790.000 su ferro. Una soddisfazione che è d'impulso al costante sviluppo e a una maggiore attenzione verso l'ambiente. TUA ha infatti investito nella realizzazione di 4 nuovi impianti a metano, nelle sedi dell'Aquila, di Teramo, Lanciano e Avezzano, per circa 6 milioni di euro. Faranno parte della flotta 65 nuovi bus, di cui 10 a metano e 5 elettrici. Un grande segnale di ripresa e di ripartenza, oltre che di attenzione alle varie esigenze. Un bilancio che porta l'Abruzzo ad essere una delle poche regioni in Italia ad aver garantito il trasporto pubblico in totale sicurezza durante la pandemia. Una società che lavora nel presente guardando con fiducia al futuro, ha dichiarato il presidente Giuliante. Un'azienda che a settembre, con la riapertura delle scuole, garantirà tranquillità per tutelare i nostri studenti, ha promesso Marsiglio. È un passo importante fatto verso la crescita, l'autonomia e lo sviluppo della nostra azienda, e soprattutto mi piace lanciare questo messaggio alle imprese che lavorano in Abruzzo, che stiamo costruendo quelle infrastrutture che possano rendere l'Abruzzo un territorio fertile per gli investimenti e per il lavoro.